Il grande giorno è arrivato, Kathleen! Evviva! È giunta l'ora di partire per Cebu! Sì! Aeroporto di Manchester, sto arrivando! Ciao Preston, ciao Albero, ciao Pub, ciao cinese a portar via, ciao Manchester, benvenuta avventura! Oggi arriverà Richard e sono molto, molto contenta, ma anche un po' agitata, perché non ci vediamo da 3 lunghi anni ormai. Al momento sto provando emozioni diverse. Quindi Richard sta venendo qui? Staremo prima in albergo per 2 notti e poi abbiamo in mente di venire qui. Così può capire se gli piaci veramente o se è meglio tornarsene in albergo. Sì. E poi vuole stare con la nostra famiglia, vuole assicurarsi di piacere a tutti. I miei genitori lo hanno già conosciuto e ora che sta venendo qui sarà come una rimpatriata, un modo per stare tutti insieme. È importante per me. Secondo te, che reazione avrà papà quando vedrà Richard? Papà sente spesso storie di chi viene qui solo per fare turismo sessuale e per... Per questo tipo di esperienza? Sì, e ha... Dei dubbi? Sì, ha molte perplessità. All'inizio mio padre aveva dubbi sulle intenzioni di Richard. Spero che stavolta passeranno più tempo insieme, che parleranno di più e spero che mio padre alla fine cambi idea su Richard. Che cosa accadrà alla vostra relazione? Se papà non approva o se non gli piace, cambierà tutto. In quel caso probabilmente ci lasceremo. Ok. Già. Non so cosa proverò quando vedrò Richard, perché nell'ultima telefonata abbiamo litigato. Perché? Perché ha presentato un quiz. Ok. Un quiz nudista, per la precisione. Vuoi dire era nudo anche lui o solo i concorrenti? Erano tutti nudi. E gli ho detto, non ti è venuto in mente di chiedermi se mi stava bene o... Come mi faceva sentire? Perché nudi? Pensa se lo facessero qui nelle Filippine. È folle. Beh, sì. Non capisco proprio perché l'abbia fatto. Ma così non mi ha mostrato rispetto e mi ha ferita. È molto importante per me che Richard piaccia alla mia famiglia. Non voglio mettere in imbarazzo i miei genitori. Spero che Richard si comporti bene quando starà a casa mia e rispetti i miei genitori. Spero che vada tutto bene. Lo speriamo tutti. Sì, vedremo. Al momento sto provando diverse emozioni. Ci sarà un po' di imbarazzo perché 3 anni sono tanti da passare lontani. Sono molto agitata, ho le farfalle nello stomaco, ho freddo, sento che mi tremano le mani. Sono in volo da 24 ore e tra un paio d'ore vedrò Kathleen, il mio amore. Sarà bellissimo. Quando ha combinato un disastro la volta scorsa, mi sono sentita molto triste. Ci sono rimasta tanto male, spero che stavolta non ci saranno altri tradimenti. Non ho intenzione di dimenticarmi dei problemi che abbiamo avuto, ma oggi, visto che sarà la prima volta che ci rivedremo dopo tanto, voglio solo divertirmi, stare bene e... essere felice.
Oddio, sono agitatissima. Eccolo, sta uscendo. Richard viene verso di me e io non credo ai miei occhi. È un sogno che si realizza. Mi chiedo se è tutto vero, se è realmente lui. Oh mio Dio! Ah, aspetta, si vede tutto! Ho fatto vedere il tuo sedere a tutti! Non è cambiato affatto, ha anche lo stesso odore! Aspetta un altro! Come è andato il volo? Non è cambiato nulla e provo ancora le stesse cose per lui.